Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Oggi parleremo di dissaldatura dello stagno. Tante volte vi sarà capitato di dover dissaldare dello stagno. A me è capitato alcuni giorni fa di saldare l'alloggiamento della batteria da un telecomando di un cancello automatizzato. Ho sbagliato a fare la saldatura, lo stagno è andato dove non doveva andare e avrei dovuto utilizzare la mia pompa aspirante per lo stagno. Però non l'avevo con me, quindi ho deciso di comprarla. L'ho trovata con la stessa confezione, lo stesso blister, quindi lo stesso prodotto, da diversi venditori, con prezzi che oscillano da 12,50 euro, e con questa addirittura, con soli 5 euro circa, non ricordo di preciso il prezzo, vi arrivano due pompe dissaldanti, più due confezioni di trecce dissaldanti per ogni dissaldatore, quindi in totale 4. Questo video non è in collaborazione con nessuno, è un acquisto che ho fatto io, non so nemmeno di che marca siano. Pro Kit, non la conoscevo, e vedremo oggi come si utilizzano. Io non sono un professionista, sono un hobbista, però anche ad un hobbista può capitare di dover dissaldare appunto dello stagno o per recuperare elementi da una scheda o per errori di saldatura. Quindi vediamo come si utilizzano. È un utilizzo semplice che però vedendo il video, magari se non sapete come si utilizza, può esservi d'aiuto. Quindi vedremo sia la pompa dissaldante che la treccia dissaldante nell'utilizzo sullo stagno. Iniziamo. Allora, questa è una scheda elettronica nella quale ci sono delle saldature. Io appositamente metto dello stagno in modo da abbondare, mettere appunto stagno dove non andrebbe e vi faccio vedere come si aspira. Basta premere questa parte fino allo scatto, dopodiché rilasciare la molla premendo questo tasto che aspirerà appunto come una siringa lo stagno in eccesso. Prima però lo stagno va riscaldato. E allora, il funzionamento è questo e l'utilizzo va fatto in questo modo. Prima accendo il mio aspiratore di fumi che ho realizzato tempo fa, quindi questa grossa goccia di stagno che interessa più elementi che in realtà non dovrebbero essere a contatto. Premiamo, quindi precarichiamo la molla, dopodiché avviciniamo la punta, sciogliamo lo stagno, mentre lo stagno è liquido, con la nostra pompa dissaldante rilasciamo e rimuoviamo lo stagno che era sul pezzo. Lo stesso stagno va a finire all'interno della nostra pompa, quindi per rimuoverlo basta premere in questo modo e fuori esce. Questo è lo stagno che è stato aspirato. Si può rimuovere lo stagno per staccare eventuali pezzi, come abbiamo detto poco fa, oppure semplicemente per ripulire saldature che non sono riuscite nel modo corretto, sia con questa che eventualmente anche con l'altro tipo che avevo prima, quindi abbondo con lo stagno anche in questo caso, stagno liquido. Nel caso in cui si dovesse inceppare, quindi dovesse riempirsi di stagno, basterà aprire svitando la parte frontale e rimuovere lo stagno in eccesso. Quindi si può rimontare, è una semplice manutenzione della stessa pompa che prevede, nel caso in cui ci sia troppo stagno all'interno, di poterla svuotare in questo modo. L'altra invece ha un sistema di pulizia più semplice, che però non ci permette eventualmente di agire sulla molla se dovesse perdere la sua carica, perché la molla non è visibile dall'interno. Quindi si svita con mezzo giro la parte frontale, si svuota dallo stagno, dopodiché si rincastra con un mezzo giro. È possibile quindi anche rimuovere lo stagno in eccesso con la treccia dissaldante anziché con la pompa dissaldante. In questo modo basterà appoggiare la treccia, riscaldare la treccia, e lo stagno andrà tutto ad attaccarsi alla stessa. Come vedete, questo è il metodo più pulito che ci permette di avere una rimozione dello stagno migliore, perché comunque la pompa aspirante aspira lo stagno, però non lascia questa pulizia. Qua i contatti sono venuti letteralmente puliti. Come vedete, è stato rimosso tutto lo stagno ed è possibile staccare gli elementi che erano collegati, quindi con la saldatura. Proviamo a unire, a mettere parecchio stagno qua. Questo sarebbe
un danno quasi irreparabile perché lo stagno è tutto sui vari contatti, quindi per poterlo rimuovere basterà svolgere leggermente la treccia dissaldante, poggiarla, riscaldare la stessa treccia e tutto lo stagno verrà catturato dalla treccia dissaldante. Si muove leggermente avanti e indietro. Perfetto. Completamente pulito ed eventualmente risaldabile. E allora ragazzi, io ho finito con questo rapidissimo video. Semplicemente volevo farvi vedere come si rimuove lo stagno nel caso in cui ci sono degli errori di saldatura, nel caso in cui dobbiamo recuperare qualche elemento da qualche scheda. La punta è resistentissima al calore, quindi non c'è problema di rovinarla. Io le ho usate tanto, non tantissimo, però non hanno avuto nessun tipo di problema per quanto riguarda la punta, quindi si possono utilizzare a lungo. Il meccanismo è semplicissimo perché richiede l'utilizzo di una sola mano, mentre con l'altra stiamo sciogliendo lo stagno, con questa possiamo aspirarlo. E il rocchetto di treccia dissaldante che ci serve a pulire in modo perfetto le schede, quindi rimuovendo completamente lo stagno, dandoci la possibilità eventualmente di recuperare la stessa scheda o gli elementi in modo pulitissimo, perché non rimane assolutamente traccia di stagno, l'elemento è completamente dissaldato, quindi si può staccare, possiamo eventualmente montarlo da un'altra parte. Nel caso del mio telecomando, infatti, con questa treccia stasera pulirò la saldatura difettosa e finalmente potrò inserire la batteria e utilizzarlo. Il prezzo è bassissimo, ripeto, il video non è in collaborazione con nessuno, però mi è sembrato un ottimo affare perché è di questa marca che non conosco, ProKit. Vi mandano 4 rocchetti di treccia dissaldante e 2 pompe aspiranti per lo stagno. Vi lascerò anche il link di altre, poi valutate voi qual è più conveniente. Io, per esempio, ho questa da un po' di tempo, infatti utilizzandole c'è un po' di segno di maltrattamento, però non si rovinano con il calore dello stagno, che sono delle punte specifiche, ovviamente dovendo lavorare su superfici calde, hanno un materiale che non si sciolga a contatto. La pulizia è semplicissima, quindi basta svitare e svuotare eventualmente lo stagno, ma già alla pressione, quando abbassiamo il sistema, quindi carichiamo la molla, lo stagno in eccesso viene espulso con questi cilindretti che sono all'interno della stessa pompa aspirante e quindi è praticamente quasi costantemente pronta ad essere utilizzata. Io penso che un oggetto del genere, questa o quella che volete voi, la potete comprare ovviamente anche nelle varie Brico, Ferramenta, nel laboratorio di un hobbista o anche in casa, se abbiamo comunque necessità di rimuovere appunto dello stagno, secondo me non dovrebbe mancare. Detto questo, spero di esservi stato utile, con tanta umiltà, senza nessuna presunzione, perché ripeto, non sono un esperto, però è una procedura che conoscevo e che ho avuto il piacere di condividere con voi. Quindi vi saluto, vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, ma anche a cliccare sulla campanella che trovate qua giù. Quindi vi do appuntamento nei prossimi video di tutorial, recensioni e quant'altro. Ciao da Riccardo e a presto!